E arriviamo al quarto capitolo dei creatori di eccellenza. Quest'anno esperienza artigiane, nuovamente un'esperienza outdoor attraverso, diciamo, la collaborazione di quattro nostre imprese, un modo importante di avvicinare l'arte e la musica all'interno delle nostre imprese. Esperienza artigiane, quindi nuovamente un modo di avvicinarci al nostro territorio, a quella provincia di Cuneo che tanti ci invidiano, ma soprattutto un modo di poter permettere a coloro che parteciperanno a questi quattro eventi di toccare con mano anche il grande investimento, il grande accompagnamento che Confartigianato vuole fare ai nostri associati sul tema della sicurezza. Dopo quattro anni abbandoniamo le città, abbandoniamo le piazze, abbandoniamo le vallate che sono state il tema del 2021 per entrare dentro le aziende, per entrare dentro le aziende artigiane, per raccontare quella che è la sicurezza sui luoghi di lavoro. Le nostre aziende sono sicure, come possono lavorare in sicurezza i dipendenti lo possono fare anche ascoltando uno spettacolo, e quindi vogliamo abbinare quella che è l'arte a quello che è il concetto della produttività e la capacità delle nostre imprese di esprimere delle grandi eccellenze. La sicurezza è un valore, un obiettivo da perseguire sempre. L'INAIL è l'istituto pubblico e l'assicurazione pubblica che tutela e risarcisce gli infortuni e le malattie professionali. Quindi la prevenzione, il prevenire è la naturale evoluzione del nostro compito istituzionale. In questo io mi sento anche un privilegiato, perché non solo ho un compito istituzionale, ma sento molto, così come tutto il mio istituto, anche il risvolto umano di quello che facciamo. In sostanza noi tuteliamo la persona. Quando parliamo di statistiche sugli infortuni sul lavoro è facile lasciarsi prendere dai numeri, parliamo di migliaia di numeri, 1000 in meno qui, 100 in meno là, ma ogni singolo numero è una persona, è una famiglia che è stata coinvolta in un evento traumatico che va tutelata e va risarcita. Quindi assicurazione e prevenzione mettono al centro la persona. Vabbè, noi abbiamo pensato di invitare gli esponenti più importanti di ogni genere musicale o teatrale, la danza, la classica, il jazz, la musica cameristica, a esibirsi dentro alle aziende, dove l'artigianato fa le cose migliori che rendono l'Italia orgogliosa di essere l'Italia in tutto il mondo. E i musicisti hanno aderito con gioia subito. Fate conto che il cast di questa rassegna è sostanzialmente il cast che il 2 giugno dello scorso anno si è esibito per Mattarella a Roma, e noi lo stiamo spalmando nelle grandi aziende dell'artigianato della provincia di Cuneo. Quindi credo che il risultato l'abbiamo raggiunto appieno. Si parte il 30 di aprile dentro le fonti di San Bernardo con il primo violino della Scala, Laura Marzadori, in un recital incredibile, e l'artigianato di chi fa violini e di chi suona il violino dentro una realtà produttiva.